Rieccoci insieme, ben ritornati con noi e rieccoci anche con i nostri ospiti, i nostri amici di Trilab. Parliamo quindi di look, parliamo di tendenze, parliamo anche di moda nei capelli, nelle acconciature, insomma tutto un mondo che è estremamente affascinante da scoprire, che va coltivato e naturalmente anche noi dobbiamo sempre essere un po' al passo con i tempi perché ci fa stare meglio con noi stessi e con gli altri in tutte le circostanze. Adesso le stagioni sono per fortuna più clementi, insomma è cambiata la stagione, quindi cambia qualcosa anche nel nostro modo di porsi, di esserci, si adegua anche all'abbigliamento. Ma i nostri esperti ci ragguaglieranno meglio. E allora, ben ritornata Michela Battistone, responsabile del vasto mondo di Trilab, quindi si occupa un po' di tutto. Ciao Grazie Elena. di essere qui con noi. E ben arrivato la prima volta. Abbiamo Jacopo Bianco, responsabile, il barbiere Trilab. Buongiorno. Grazie anche a lei. Grazie a voi. E vorrei incominciare proprio con, questa volta con l'uomo, non facciamo torto alle signore assolutamente, però un capitolo molto importante, perché adesso per l'uomo ci sono anche dei look abbastanza aggressivi, importanti, necessitano una certa cura, una certa attenzione e comunque si riscopre il piacere di entrare in un barbers, in un barbiere, in un luogo dedicato di nicchia proprio per l'uomo. Per l'uomo. Voi avete colto questa tendenza che parte come sempre dall'estero, poi arriva pian pianino anche qui e vi siete adeguati, anzi, andando avanti, precursori un po' dei tempi. Che cosa è successo allora? Allora, noi la prima volta che lanciamo un brand di questo genere, come Trilab, che quindi abbiamo creato il barbiere, un salone dedicato solamente all'uomo. L'abbiamo da subito italianizzato, chiamandolo barbiere, ricordando un po' il vecchio mestiere e suscitando dei vecchi ricordi, quindi abbiamo tolto il nome barbershop e abbiamo creato il barbiere, un salone dedicato solamente all'uomo. Quindi il nostro Quelli che c'erano target. una volta, insomma, magari tante persone che ci seguono dicono, ma insomma, c'era tanto tempo fa, dopo era caduto in disuso, insomma, e si stanno riscoprendo. Ma sono diversi, però. Non è il barbiere quello che si può vedere ancora reduce dai secoli passati, vero? Eh beh, abbiamo dovuto contestualizzarlo con quella che è la contemporaneità di oggi. Quindi è un barbiere che mantiene il sapore di una volta, ma che riesce a essere alla moda, contemporaneo, con i bisogni che sono oggi dell'uomo di E oggi. allora che cosa dovrebbe chiedere l'uomo dal barbiere? Perché andarci e stare un po' più attento anche al proprio aspetto? Sì, l'uomo che viene da noi è un uomo attento. Si dedica al piacere di farsi un po' coccolare anche. Fondamentalmente sono due tipi di servizio che facciamo, che è la barba e i capelli. Ed era un servizio che era nato un po' a sparire. Infatti. Con il ritorno della moda della barba, ora c'è un gran richiamo di farsela Perché la curare da un barba è di esperto. moda ma va curata e non è facile, è vero, da curare. Non è facile da solo, non è assolutamente facile, esattamente. Tanti si fanno consigliare, hanno bisogno di un consiglio e vengono da noi, da un esperto, per appunto farsi curare. Perché la barba ora è su qualsiasi volto maschile. Come mai è tornata la barba? Ci sono più spiegazioni per questo. Ora siamo sul flusso della moda, 8 uomini su 10 hanno la barba. C'è chi dice che nel momento della crisi è tornata la barba, è tornata la virilità dell'uomo nel farsi vedere mascolino con un volto barbuto. Però una barba un po' tipo la sua importante che si nota, non, o no, una barba appena appena visibile è sufficiente, perché c'è il periodo in cui fatto non fatto, no, con la barba di qualche giorno che andava, poi la barba molto sottile, delineata, è cambiata un po', adesso si vedono barbe o addirittura i baffi ben Ora, curati. sì, ora vediamo un po' di tutto. Ci sono più flussi nello stesso E si momento. intersecano. Sì. In verità la barba molto importante già un pochino sta calando. Mentre prima vedevi questi barboni, già un pochino sta scendendo la Quindi un barba. uomo che vuole essere alla moda di tendenza, cosa dovrebbe fare? Tenerla come? Se uno ha una barba corta, sicuramente curata. Se Molto uno ha una carina. barba un po' povera, diciamo, con qualche lacuna, va disegnata, gli va data la sua posizione nel volto, quindi il barbiere può andare a proprio delineare con la lama, con tutto quello che è il servizio della barba. Più la barba è ricca, più si può tenere anche un po' selvaggia, Quanto selvaggia e assolutamente. quanto lunga. Cioè, l'esempio rappresentato da lei con la barba è quella lunghezza selvaggio oppure anche di più o di meno? Anche di più. Si può Anche di fare più. anche di La più. mia è la via di mezzo. Io sono un po' nel mezzo, nella barba curata e tenuta corta e quella selvaggia. E questa comunque è una barba importante che vive un po' da sé. A prescindere dall'età.
Giovane, meno giovane, questa è la... A prescindere dall'età. Quindi diventa. Assolutamente, sì. C'è l'uomo cinquantenne che riprova a tenere la barba, mentre prima era sempre ben rasato. C'è il ragazzo che ancora magari deve crescere, che chiede il consiglio. A prescindere dall'età, l'uomo è una cosa che desidera. Se la barba incomincia ad essere bianca, avere qualche filo bianco, ingrigirsi, cosa va fatto? Cioè va lasciata, che si uniformi al colore dei capelli, va adeguata, che cosa, cosa consigliate? La barba è molto caratterizzante, è veramente diversa e personale su ogni persona. Una barba grigia, brizzolata, argentata, a mio parere è molto bella. Va curata per quello che è poi proprio il tipo di barba. C'è chi ha anche più colori nella barba. E quindi vanno lasciate anche più colori, fanno parte di un look più originale. Assolutamente. Sì, ecco, sì. Anzi, molto bello vedere l'uomo anche sulla cinquantina con una barba argentata, è ben curata e molto piacevole. Forse più che nel ragazzo anche, a volte. Barba, e che dopo sentiamo il parere delle donne, però attenzione, perché vedo, intravedo con l'occhio dei giudizi, quindi dopo sentiremo anche l'opinione, anche se è estremamente giovane la nostra Michela. I capelli, quindi barba e capelli, perché poi anche lì, ma tengo la barba, magari non ho i capelli, ho pochi capelli, ma la barba è importante, insomma, come abbinare la cosa, poi quali sono le tendenze per i capelli e anche colori o sfumature di colori se possono essere utilizzati. I capelli sono tornate assolutamente le sfumature, proprio come una volta faceva il barbiere, quindi qualsiasi taglio maschile o 9 su 10 presenta una sfumatura, non ci sono più gli stacchi netti, tutto rasato ai lati e più lungo sopra, ma che c'era fino a poco tempo fa. Ma assolutamente sta sparendo, ogni taglio è ben sfumato in modo molto disegnato, magari a partire molto corto dai lati a raggiungere una lunghezza. Comunque è un taglio pulito. Un taglio molto pulito, architettonico, disegnato, che ha subito la sua immagine. Questo è quello che vediamo di più e quello che di più ci chiedono i clienti. Quindi un ciuffo anche più importante sulla testa. Sì, ci sono molti ciuffi importanti, molti capelli portati verso dietro, una maggiore morbidezza sopra, ma lati e contorni del capello maschile è molto pulito, molto rifinito. Bravo, quindi bisogna lavorarci sopra, anche di spazzola, di accessori, phon, cere e quant'altro. Sì, bisogna tenersi, va curato, ma l'uomo ama essere curato in questo momento. Quindi non c'è questo tipo di problema, la tendenza è proprio quella di avere grande cura. Assolutamente, sì. Colori? Colori è un mondo a cui noi un po' ci allontaniamo, cerchiamo di rispettare il colore naturale che ha l'uomo, non cerchiamo di trasformarlo. Quindi, perché c'è stato un periodo in cui l'uomo tendeva anche verso il biondo, la schiaritura anche molto importante, sì. Aggressiva, poi c'è stato il periodo delle mesh anche dell'uomo, che erano un po' più, si avvicinava un po' a quella che è la tendenza della donna, adesso invece il colore naturale. Sì, assolutamente, si ritorna a un concetto più naturale appunto del proprio colore, più maschile. Noi dal barbiere non facciamo colori, non è una cosa che fa il barbiere, non l'ha mai fatta e rispettiamo questo, valorizziamo senza trasformare quello che è il colore di un uomo. E questo uomo. Quindi vale anche quando una persona comincia ad avere quel capello grigio o bianco? Assolutamente sì, che va molto di tendenza comunque. Questo farà piacere a chi ha una certa età e sta passando, quindi va di tendenza, che fortuna. Sì, assolutamente. Anche per le donne va di tendenza, i capelli bianchi, grigi. Sì. In questo momento sì, non solo per le più giovani, però vanno molto questi colori partendo dal rosa pastello arrivando alle sfumature dei grigi. C'è molta richiesta di questo colore grigio, nonostante fino a poco tempo fa era temuto, demonizzato, perché il capello grigio su una donna è sempre visto come momento di invecchiamento, ora invece è molto richiesto. Ovviamente è un lavoro molto grosso da fare, perché ci vuole una forte schiaritura del capello naturale per poi passare queste colorazioni che colorano in modo non permanente i capelli, quindi tendono comunque a scaricare dopo qualche lavaggio, però è un colore molto di tendenza il grigio, richiestissimo. È difficile comunque. Da mantenere o da creare? Da creare, da mantenere. Credo. Allora, da creare sì. Allora, la persona che viene all'interno del salone e chiede un grigio sa che si deve fermare dalle 2 alle 4 ore se ha una tonalità di capello molto scuro. Aiuto.
da mantenere anche perché comunque appunto essendo un colore che sbiadisce poi va sempre rinnovato. Quindi l'età in genere in cui viene richiesto questo colore, che cos'è? Tipo un color platino, tendente al platino? Proprio? Sì, è su una base platino, una sfumatura, chi ama di più magari il grigio intenso, altri invece un grigio un po' più tenue, un pastello un po' più tenue, però tendenzialmente appunto grigio. Non c'è una preferenza di età. C'è la ragazzina magari giovane, la sedicenne, la diciassettenne, o addirittura io che a me piace camminare per le strade e comunque osservare le donne, vedo anche molte donne quarantenni, cinquantenni che hanno il taglio particolare corto con il grigio. Che non è, ma invecchia un po' come colore? Allora, diciamo che non è un colore naturale e facile da portare, bisogna sempre compensarlo con qualcos'altro, quindi la donna che decide di portare il grigio ovviamente la mattina non si può svegliare e uscire acqua e sapone, ha bisogno di un trucco un po' più particolare, di un colore alle labbra più particolare, l'incarnato non deve essere troppo chiaro, altrimenti si rischia proprio di impallidire troppo sia il capello, la pelle, di diventare un po' smorto, non vivo, no? E anche il vestito deve essere colorato, altrimenti tendiamo proprio a incupirci esatto. Troppo. Infatti, allora, perché questa è una cosa importante, poi essere anche l'occasione, adesso già lo vediamo, per la presentazione del vostro, diciamo, editoriale premiere, dove si racconta un po' di tutto, la moda, tendenza, look, consigli, salute, benessere, c'è di tutto dentro, ma è anche molto simpatico e interessante, dove si parla che basta un particolare per fare la differenza, dopo chiederò anche rispettivamente anche dell'uomo, no? Perché effettivamente un taglio fatto in un certo, costruito in un certo modo, una piega o la barba per l'uomo, il colore per la donna, necessita anche un look che... Sì, che stacchi dalla monotonia della quotidianità. Certo. Quindi dicevano tipo il rossetto, per una persona che sceglie un colore o il platino tipo grigio o colore del genere, deve essere, che colore non deve essere? Ecco, top, non deve essere troppo chiaro, tendenzialmente sullo scuro, una palette di rossi o di marroni, le più giovani osano anche i viola scuri, le più giovani giovani che magari preferiscono in una serata avere un look più aggressivo vanno addirittura al nero, però essere troppo chiara, avere le labbra troppo chiare non va bene con una tonalità di capelli grigia. Perfetto, il grigio però va con un taglio particolare o no? Sì, allora tendenzialmente se la persona è un po' più grande e matura, meglio corto. Meglio corto, sempre abbinato al trucco. Se la ragazza invece è un po' più giovane, ne vediamo tante anche nel web, di questi capelli molto lunghi, di colore grigio appunto, poi raccolti in trecce, code, pieghe particolari. Se sei giovane puoi permetterti anche il capello un po' più lungo, se invece l'età è un po' più alta tende un po' ad appesantire il colore grigio. E allora qua andiamo alle tendenze dei tagli. Che cosa va per la stagione, quindi la primavera è finita, estate e l'anticipazione proprio naturalmente per l'autunno e inverno che verranno? Allora, come al solito, un po' di tutto. Ma i nostri telespettatori e telespettatrici vogliono la precisione. Allora, la collezione primavera-estate di Trilab si intitola Chiudi gli occhi e vedrai la bellezza. Questo perché? Questo è bello però, eh? Sì, perché abbiamo voluto improntare la collezione su un concetto di sii te stessa il più possibile. Chiudendo gli occhi, effettivamente, si vede quello che è la bellezza personale. Tutta la collezione è accompagnata da degli aforismi, delle frasi anche di personaggi famosi che dicono di non omologarti, di essere te stessa il più possibile. Ovviamente poi ci sono dei filoni da seguire, quindi ritorna il caschetto in tutte le sue forme. Cosa vuol dire il caschetto? Mi faccio domande di precisazione. Il caschetto è il taglio classico pari, all'interno di Premiere addirittura c'è una foto che rispecchia il caschetto che ritorna proprio all'immagine della vecchia Raffaella Carrà. Ah, avevo quello... Un capello molto corto, quindi sì. Sotto l'orecchio,
pesante, quindi non è scalato, è lasciato molto pieno, e con la frangia quasi un po' bombata. Però di questo caschetto poi ci sono innumerevoli sfumature, quindi un po' più lungo, un po' più corto. Questo perché? Perché si ritorna al concetto di personalizzare il proprio stile. La donna deve sentirsi bene con quello che indossa, anche come capelli, come indossa i suoi capelli è fondamentale. Ritorna la frangia, anche questa piena, svuotata, sfilata, ma comunque frangia utilizzata. Quindi queste immagini qua che stavamo vedendo, dove la frangia non c'è più ma il ciuffo è portato di parte, possono essere comunque delle personalizzazioni? Sì, esatto. Eccoli ovviamente qua. Poi la frangia può essere portata sia di lato che come ciuffo. Questo è un però, caschetto corto, no? Sì, esatto, però deve essere sempre utilizzata come accessorio. Anche la frangia addirittura con la riga centrale portata ai lati, un po' lo stile della Farrah Fawcett, esatto, degli anni 70. E comunque in tutte le sue forme, liscio, mosso, pieno, anche qui vedi la presenza della frangia ciuffo. Leggermente ciuffo. Però caschetto. La parola chiave è caschetto. Quindi caschetto vuol dire a questo punto non fare più le sfumature, sì, sfumare i capelli o scalarli, come si dice in gergo, no? Allora, o no? Se parli di taglio, come taglio. Scalatura, si può decidere, perché se il capello è tendenzialmente, dipende molto anche dalla struttura che si ha, perché se il capello è tendenzialmente corto, eccolo qua, questo è proprio il netto caschetto, esatto, questo qui. Scalarlo non avrebbe molto senso. Uh-huh. Questa forma è bella geometrica, piena, con una frangia molto importante. Andarlo a scalare andrebbe a impoverire quell'impatto che ha nell'immagine. Se invece il caschetto è lasciato come questa immagine, tendenzialmente più lungo, mosso, lo si può invece scalare e alleggerire. È ovvio che la struttura del capello influisce molto. Fare un bob molto geometrico, statico, appena sotto l'orecchio, su una massa di capelli importante, è un po' rischioso, perché poi si eccede troppo nel volume. Esatto, volume o non volume? Volume c'è, però nei capelli più lunghi. Ah, quindi nei capelli corti tendenza un po'... Tendenza più piatta, ovviamente, perché altrimenti si rischia di fare l'effetto troppo arrotondato, mentre la figura perfetta è sempre l'ovale allungato. E, nei capelli lunghi ritorna molto il frisé, utilizzato non solo in tutta la lunghezza, ma un frisé che io chiamo il frisé furbo, fatto solo nella radice dei capelli, quindi nella prima parte, sotto, nascosto, in modo che dia più volume. Perché il frisé tendenzialmente, una volta fatto e poi spazzolato, aumenta molto di densità e volume il capello. E quindi capello mosso, voluminoso, però lungo. Mosso voluminoso, quindi quando in genere uno parla di caschetto si immagina proprio appunto tipo Raffaella Carrà, dei sì, tempi che più furono, pieno. Esatto, perfetti a piombo, diritti, tagliati con tagli lineari perfetti. Invece questo è un esempio di mosso con una esatto. frangia ciuffo molto lunga, questo potrebbe essere un po' la tendenza. Questa è la tendenza, assolutamente. Per la primavera estate si tende ad avere un capello più sbarazzino. I vestiti sono leggeri, i tessuti sono più fluenti e anche i capelli non devono essere assolutamente lisci, piatti e senza volume. Il must è appunto il movimento dei capelli, in qualsiasi forma. Quindi non troppo legato a un movimento preciso, ma anche quel movimento che adesso va tanto beach, come sono i tuoi capelli o come sono i miei, quindi un mosso fatto a regola d'arte con i prodotti giusti, che però dà molta naturalezza al capello. Non ci piacciono più le cose statiche. Quindi sono tutti molto contenti perché è una cosa fattibile anche dagli umani. Certo. E quindi certo. La cosa va molto bene. Allora, torniamo a voi per pochissimi secondi di intervallo pubblicitario, tra poco.